Chi passa da Piazza Maggiore ha una novità da notare. Nel trecentesco Palazzo dei Notai ha aperto un bistrò che più bolognese non si può. Vietato anche per i turisti ordinare spaghetti alla bolognese, qui si mangia pasta tirata al mattarello dallo sfoglino, impastata con farine di grani antichi macinati a pietra e rigorosamente regionali. Il ripieno è ricotta, mousse di mortadella, parmigiano reggiano stagionato e un pochino di sale e pepe. Il tipico ripieno del Palanzone. Come sono? Buonini? Buonissimo. Non abbiamo resistito e un salto in cucina lo abbiamo fatto insieme ai Balanzoni. Non viene spadellato, ma vengono adagiati direttamente sulla crema. Con un crumble alle castagne, classico Balanzone bolognese. Chi ha il coraggio di lanciarsi in una nuova impresa enogastronomica in questi tempi di incertezza? Giovanni Fabia, ex consigliere regionale pentastellato, da anni imprenditore nella ristorazione. Lo accompagnano in questa avventura alcuni grandi nomi dell'imprenditoria e della cultura bolognese. Vogliamo coniugare cultura, sostenibilità e territorio. È un grande sogno che si realizza dal caffè di Terzi a Elmi Pasticcere, alla Marina Fabri. Abbiamo riunito grandi aziende e piccole realtà artigianali per fare un atto d'amore verso Bologna. Un posto che si affacci sulla piazza, sul centro esatto della città, da cui parte la Via degli Dei, e che racconti il meglio di questa città.